Guardate quanti manga ho comprato questo mese. Penso che si può dire che anche per me sia arrivato il Natale. E ci sono anche due bei giochini in mezzo. Ed oggi appunto volevo discutere di tutta questa gran roba che ho comprato. Ma prima non me lo lasciate un like, un'iscrizione e un commento con quello che avete acquistato voi in questo mese di dicembre. Casomai anche i vostri regali di Natale vanno benissimo. E anche per favore supportatelo il canale. Io oggi ho pure la febbre. Ho la tosse, ho un po' di mal di gola, mi sto sforzando tantissimo, quindi per favore, un piccolo supporto al canale fa sempre piacere. Voglio iniziare da un manga a cui sono veramente tanto legato e mi sto riferendo al volume 106 di One Piece. Questo volume è davvero tanto importante per questa serie, anche se il prossimo, vi dico la verità, sarà davvero una botta allucinante per chiunque non legga il manga in scan. In molti e gag la stanno criticando e capisco perfettamente il perché alcune critiche ci stanno pure, senza ombra di dubbio. Oda purtroppo si sta dedicando a troppi progetti in una volta e capita che il manga lo supporti di meno. E infatti si può anche notare dai disegni che un pochino sono calati, senza ombra di dubbio, ma Oda è stato pure male, si è preso pure le sue ferie per colpa dell'occhio, o degli occhi, non mi ricordo più, sarà uno o due. E quindi è normale che comunque certe cose siano calate, però si può dire che la storia, i personaggi stanno sempre, sempre al centro dell'attenzione e a ogni capitolo è una bomba. Ogni capitolo succedono sempre cose, si vedono sempre cose e tu dici: ma come cazzo è possibile? È possibile. Dopo One Piece voglio passare ad un classicone che davvero è da tanti anni che dico voglio leggerlo, voglio leggerlo, voglio leggerlo e la Panini ha fatto una mossa della Madonna, ovvero lo starter pack di 20th Century Boys. Vorrei precisare che questi starter pack sono purtroppo realizzati un pochino col culo. Questo di 20th Century Boys già è fatto meglio di quello di Fullmetal Alchemist. Posso togliere questo scotch che purtroppo si è rotto, perché lo scotch si è rotto, mannaggia la miseria. E anche Uscilli purtroppo è un dito nel culo. Ahimè, l'ho comprato qualche giorno fa, infatti purtroppo avendo anche altre letture che volevo fare, non sono arrivato alla fine del primo volume e mi sono fermato al capitolo 9. Infatti qua c'ho anche il segnalibro di Demon Slayer. Affanculo. E diciamo che anche questo capitolo, il capitolo 9, finisce con una frase stupenda che ho letto già prima di iniziare diciamo, la lettura, che infatti si legge proprio qua e ve la voglio subito recitare. Siamo gli adulti che speravamo di diventare, oppure i bambini che eravamo riderebbero di noi vedendoci adesso? Diciamo che io di 20th Century Boys non sapevo veramente niente, ma proprio niente, non mi ero spoilerato proprio niente. E a dir la verità mi sono fatto anche una mezza idea di chi possa essere questo amico. Qua si parla di amicizia, di sogni e di salvare il mondo. Infatti già nel primo capitolo si vede che hanno salvato il mondo, si parte praticamente dalla fine. E ora io voglio veramente capire che cazzo è questa associazione. Questo è stato uno dei manga rivelazioni, a mio parere, ovviamente, del 2023. E mi sto riferendo ad Akane Banashi. Ho comprato tutti e tre i volumi che sono usciti appunto in questo mese di dicembre. E porca miseria se lo sto amando. La storia mi ha tanto preso e tratta un argomento che per noi occidentali non è tanto comune. Ovviamente mi sto riferendo, ovviamente in realtà no, però a Rakugo. Sono delle stand-up comedy giapponesi, se vogliamo definirle in questa maniera. Narrano una storia, narrano una vicenda. E se posso essere onesto, queste appunto pagine di Akane e Banashi, questi tre volumi che ho letto, mi hanno tanto preso e sono rimasto abbastanza in hype alla fine del terzo volume, perché porca miseria voglio vedere chi è che sta vincendo questa specie di torneo. Ogni 2 mesi esce questo volume e porca miseria io non riesco a farne a meno. E mi sto riferendo al volume 14 di Mashle. Questo volume è principalmente incentrato sui combattimenti e davvero questi tre combattimenti, diciamo anche quattro dai, sono stati davvero stupendi. Ma davvero stupendi, poi anche con dei disegni bellissimi
e i personaggi piano piano si stanno sempre più capendo. E poi io come posso non amare un manga che ti mette una cosa in questo volume che ci rimani di merda quando la leggi, ci rimani di merda. Cioè, avete presente quando in un film, in una serie TV, anime, ma anche nella vita reale può accadere una cosa del genere, trovate per terra uno scatolone con un cane, con un gatto randagio? Ecco, qui un personaggio ha trovato un budino randagio. Un budino, un padding, un budino randagio. Come cazzo faccio a non amare Mashle? Ma davvero? Passiamo ad un'altra lettura che davvero mi piace tantissimo ogni volta che la leggo. E mi sto riferendo al volume 11 di Frieren. Frieren è davvero una storia magicissima che io adoro ad ogni volume. È finalmente finita la saga dell'oro, così diciamo, parlo un pochino in questa maniera per chiunque sta guardando solamente l'anime. È stata una saga davvero stupenda e la fine del volume 11 mi ha lasciato davvero di merda. Di merda ovviamente in senso positivo. Tutta la premessa di questi 11 volumi forse andrà a fanculo per una saga intera, ovviamente fatto in maniera pure bene. Perché quando tu dici una cosa va a fanculo in un manga, di solito succede perché vuol dire che sta andando di merda. E no, se lo faranno bene, perché ovviamente c'è stata solamente la premessa in questo volume 11, quindi non so per nulla come potrà andare bene o male questa cosa, mi aspetterei effettivamente che facessero proprio una saga per intero. Ogni volume rimango estasiato e meravigliato da queste cose che succedono. Su questo in realtà non ho troppo da dire e mi sto riferendo al volume 13 di Zombie 100. Zombie 100 pure qua ovviamente mi sta sempre più piacendo, infatti torna a dire, ogni volta mi sentite che o mi piace una cosa o che l'adoro o che l'amo. Però davvero io di solito è raro che compro qualcosa che proprio mi fa cadere le palle a terra, proprio devo essere onesto. Ammetto che un pochino di dispiacere questo 12° volume me l'ha messo, perché sembra davvero che stia arrivando alla fine. Sta andando davvero spedito e di saga in saga comunque si vedono un casino di cose. E la lista delle 100 cose si sta piano piano sempre più, diciamo, riempendo di tagli alla lista. E sono davvero contento, anche perché comunque hanno introdotto anche dei personaggi in questi due, diciamo, ultimi due volumi molto bellini e simpatici. Dico, ovviamente non è del tutto finito, senza ombra di dubbio, ancora c'è tanto da raccontare. Però, diciamo, questi ultimi due volumi ci hanno fatto capire che ormai il finale non è che sia così lontano. E ovviamente, scusatemi un attimo, potevo farmi sfuggire anche questo mese il terzo volume Variant, in questo caso di Gashakuda. Ovviamente non potevo farmelo sfuggire. La storia continua al meglio e la saga iniziata nel secondo volume si è conclusa. I poteri di Gashakuda stanno iniziando ad essere sempre più belli, e anche quello del protagonista in particolar modo, cazzo, se si sta rivelando davvero interessante. Personaggi che piano piano si stanno rivelando sempre più belli, sempre più caratteristici. Vi giuro che se continua in questa maniera, o comunque migliora sempre di più, cazzo, se continuerò a comprarlo, lo continuerò assolutamente a comprare. È da un po' di mesi che volevo comprare questo volume, anche perché è uscito solamente da poco. E mi sto riferendo alle short stories di Death Note. Se devo essere onesto, l'unica cosa che ho letto in passato di queste short stories era proprio la short stories di questo protagonista. Purtroppo non voglio parlare tanto dello spoilerabile, perché appunto, cioè, praticamente vi dovrei parlare del prequel e del sequel di quello che succede in Death Note. E se uno non ha letto Death Note, ho visto comunque Death Note, che già mi sembra una cosa un pochino strana, ovviamente non voglio dire diciamo cosa succede e cosa non succede. Però è molto bello come l'autore, anzi come gli autori, siano riusciti effettivamente a mostrare qualcosa in più di Death Note, soprattutto ambientato ai giorni nostri, che è pieno di telecamere, pieno di sicurezza. Per non parlare anche comunque dei prequel dedicati, prequel per modo di dire, comunque dedicati ad Elle. E soprattutto c'è anche un capitolo molto interessante in questo volume che consiglierei a tutti di leggere, e mi riferisco appunto al prototipo di Death Note. Come inizialmente Oba e Obata
avessero pensato appunto a questa storia di Death Note. Alcune cose purtroppo non le ho lette, quindi come farò in ogni video da qui in poi le citerò velocissimamente. Light Novel volume 2 di Classroom of the Elite. Ammetto che il primo volume ancora non l'ho letto, però onestamente prima o poi mi voglio mettere davvero seriamente a leggere Classroom of the Elite. My Dress Up Darling 12, in realtà io questo volume l'ho letto in scan, ma ahimè non ho provato a sfogliarlo, non mi ricordavo un cazzo. Trillion Game 5, come ho detto in passato, avevo recuperato i volumi dal 2 al 4 abbastanza recentemente, però non li ho ancora letti. Undead Luck 12, stessa cosa che ho detto anche per Trillion Game un pochino di video fa. Purtroppo sono fermo alla lettura del volume 6, però li sto accumulando piano piano. Grand Blue, anche di questo ho letto un casino di volumi in scan. Ho detto devo assolutamente recuperarlo fisicamente, perché era da anni che volevo avere il volume fisico. Grand Blue, bella storia, potete guardare anche l'anime nel caso se non avete appunto la voglia di comprarvi il manga. E ora passiamo ai due videogiochi e partire da quello che mi ha più preso, ovvero Mario RPG. Mario RPG è uno di quei pochi giochi di Mario che mi manca nella lista dei giochi da giocare. È stato molto originale e capisco effettivamente perché in molti volevano il remake. Ho fatto bene a comprarlo, sono contento di questo acquisto. Penso che il gioco abbia solamente un'unica pecca, ovvero che è stato troppo facile. Poi per il resto, appunto, artisticamente parlando, a livello di originalità, e si vede che comunque l'hanno fatto quelli di Square Enix, infatti ricorda tantissimo i Final Fantasy passati. E sì, so perfettamente che Square Enix ha fatto questo prodotto in passato perché voleva avvicinare più persone possibili ai JRPG, e l'ha fatto appunto in questa maniera, diciamo, con Mario, che è un personaggio molto più ampio rispetto appunto ai personaggi che potevano essere quelli di Final Fantasy. E finiamo questo mese con The Last of Us Remastered. Sì, parliamo di un capolavoro GOTY del 2013 che io sto recuperando 10 anni dopo, però piccoli dettagli, su via, sono solamente piccoli dettagli. Sto capendo i motivi del perché apprezzato, anche se ancora non l'ho finito, mi è arrivato da pochi giorni, quindi ancora ho fatto, ho fatto 4 ore di gioco tipo, quindi ancora sono molto indietro, ma molto indietro. E però sì, diciamo che lo sto apprezzando anch'io, anche se non troppissimo. Forse avevo delle aspettative un pochino più alte. Devo essere anche onesto che con gli zombie non è che mi stiano così tanto simpatici. Infatti veramente di serie, videogiochi, anime, manga, queste cose qua appunto dedicate agli zombie, ne ho visto, ho letto, giocate davvero, ma davvero pochissime. Infatti Zombie 100 è proprio una cosina così, ma perché gli zombie sono quasi quasi un contorno, se vogliamo dire in questa maniera. La storia mi sta piacendo abbastanza, anche se ancora deve mostrare tante cose, quindi non posso dire chissà che cosa. I personaggi sembrano davvero buoni, anche se pure qua sono ancora all'inizio. Forse l'unica cosa che ancora non mi ha tanto preso del gioco è il gameplay. Madonna mia, se mi sento stanco, ma questo video lo volevo veramente fare, lo volevo tanto fare, anche perché il mese scorso non l'ho fatto, e in più vorrei aggiungervi un'altra 70ina di euro di spesa che vedete tipo in basso, sì, di solito lo metto qua in basso a destra, anzi basso a sinistra, scusate, ovvero ho speso una 70ina di euro per una webcam. Infatti si potrà già vedere una differenza dai video vecchi ai video nuovi. Questo è stato un video di prova anche per la Logitech, quindi volevo anche capire effettivamente se questo acquisto fosse valso la pena o meno. Infatti io mi scuso se ogni tanto guardo di qua, ma è perché c'ho l'applicazione della Logitech per vedere appunto cosa sto inquadrando e non inquadrando. Perché vi faccio un esempio: se mi mettessi la cosa così mi toglierei la faccia, invece faccio così e un pochino si capisce quello che sto mostrando. Apprezzate il mio sforzo per favore, che c'ho la gola che mi sta morendo, con appunto un like, un'iscrizione, appunto con un commento con quello che avete acquistato o i regali di Natale, perché no? Ma io ora vi saluto e vado a sdraiarmi in quel cazzo di letto che c'ho qua dietro, e alla prossima!